campionato di calcio dell'AMA Juventus Fano è finito, siamo a bocce ferme, i risultati ormai sono dichiarati, sono arrivati secondi ragazzi dell'AMA Juventus Fano, onore e merito ai vincitori, però una conclusione dolce per questo campionato così importante, così di grande soddisfazione e così di grande pathos anche per la tifoseria ci voleva. E allora chi poteva darla se non Stefano Ceresani, e con tutto il suo staff ha voluto regalare alla squadra dell'AMA Juventus Fano, al mister, alla dirigenza, alla tifoseria e a tutta la cittadinanza una conclusione dolce, creando un dolce apposito, un dolce naturalmente in tema calcistico, ma le caratteristiche di questo dolce ce le faremo dire da lui. Intanto ve lo mostriamo, eccolo qua. Stefano Ceresani non fa mancare il suo contributo a una squadra, quella dell'AMA Juventus Fano, che quest'anno ha dato grandi soddisfazioni a tutta la tifoseria e alla città intera. Sì, quest'anno è stato un anno, una galoppata esaltante, è stato un anno magnifico, splendido, un grande subbuglio creato nella tifoseria locale che ci ha fatto molto piacere. Ecco, ritornare ai vecchi fasti sinceramente è un onore per noi fanesi. Ecco, la tua torta è una torta mirata all'atleta, mirata al calcio, perché si vede che è di finissimo cioccolato, però è un cioccolato da atleta. Sì, indubbiamente è un cioccolato al fondente, un cioccolato senza grassi per non appesantire, è il cioccolato fondente che se ne dica dà energia, dà forza, dà quella cosa in più che altrimenti altri dolci non avrebbero. E dentro c'è una purea che abbiamo fatto noi color granata, e per farla diventare color granata ci abbiamo messo tutta la frutta fresca, che è il mirtillo, i frutti di bosco, le fragole, lamponi eccetera, e assomiglia un pochettino al color granata, perché oltretutto non volevamo assolutamente metterci coloranti, perché ecco, è una cosa tutta quanta naturale. Ovviamente abbiamo fatto un briciolo di decorazione sopra la torta per dare un significato all'AMA Juventus Fano, abbiamo fatto un pallone di cioccolato, abbiamo fatto il logo di cioccolato, e la chicca sono le scarpe di Andrea Borelli. Andrea Borelli è il mio campione, no? Il nostro campione di Fano, no? che tanto successo e soddisfazioni ci ha dato, e ti ha fatto grosso piacere, ecco, adesso questa sera tagliare la torta con Borelli, con lui. Ecco, un briciolo di Fano e anche all'Expo grazie a un tuo cioccolatino che sa di Moretta. Sì, insieme ovviamente alla Regione Marche ci hanno chiesto di fare il cioccolatino alla Moretta, cosa che noi abbiamo fatto con molto piacere. È un cioccolatino al fondente con il logo sopra della Moretta di Fano, no? Dove c'è scritto Expo Moretta di Fano, e lo portano a Milano nel padiglione dell'Italia, nel padiglione riservato appunto alla Regione Marche. Ci sarà anche un briciolo, una virgola di Fano all'Expo di Milano. Mister, insomma, una gratificazione per il palato ci vuole, grazie a Stefano Ceresani, però voi di gratificazione ai tifosi e alla città ne avete date tante in questo campionato. Ma io penso, lo dicevo anche prima con qualche collega, che la soddisfazione quest'anno purtroppo non è arrivata alla vittoria del campionato, merito anche di un avversario che, non avendo mai perso, sicuramente ha meritato sul campo, però merito anche a questo Fano che forse non ha vinto il campionato, però ha dato tantissime soddisfazioni, soprattutto il campionato suo l'ha vinto coinvolgendo un'intera città, e penso che sia una delle soddisfazioni più belle e più importanti anche della mia carriera, perciò è una nota che fa piacere e vorremmo sempre continuare così. Sappiamo che nella vita e nel calcio non sempre questo succede, però noi finché saremo in grado di offrire delle ottime prestazioni, sono convinto che anche coinvolgere un'intera città, un ambiente come Fano, che di solito anche a livello calcistico ha delle aspettative alte, insomma, è una bella soddisfazione.
il supporto della tifoseria quest'anno vi è stato di grande aiuto, voi avete fatto sicuramente la vostra parte, però insomma il calore della città si è fatto sentire. Sì, ma ogni volta è così, noi sappiamo dell'importanza di questa gente, dei nostri tifosi, che è cresciuto sempre di più anche grazie ai risultati, quindi insomma questo ci dà una grossa mano la domenica ed è molto piacevole. Insomma, ce l'avete messa tutta, ahimè non è bastata, però insomma la soddisfazione comunque è tanta, onore insomma a voi che ci avete dato tanto impegno, e insomma, però insomma, qualche spunto in più ci poteva stare. Penso che questa squadra ha fatto un campionato grandioso. Abbiamo beccato una corazzata davanti che su 33 partite non ha mai perso, quindi insomma, il fatto di essere solo a 4 punti dà ancora maggior risalto a quello che è stato il nostro campionato. Abbiamo sempre detto che nel caso in cui la Maceratese è ancora lì davanti senza perdere, a quel punto bisognava battergli le mani e fargli i complimenti, così è stato, facciamo i complimenti a loro, però li facciamo anche a noi, perché questo è un grosso gruppo e è una squadra che, dove è piacevole giocare, perché ti regala grosse emozioni anche a chi è in campo. Capo della tifoseria, cosa è stato seguire questa Alma Juventus di quest'anno? Allora, prima di tutto voglio ringraziare la squadra che ci ha dato delle grandissime gioie, immense, veramente, proprio non ha mollato mai. E secondo me un'altra squadra con la Maceratese, quelli che comandavano loro, anche complimenti a loro, purtroppo devo fare i facci, complimenti, però forse avrebbe mollato un'altra squadra, secondo me, per questi che vincono sempre al 95esimo, 94esimo. Però secondo me non ha mollato perché sono bravi, però non ha mollato anche perché ci si è creato un feeling con noi. Faremo anche delle iniziative per portare magari dei ragazzi in trasferta, ma anche magari ragazzi, sai, 15 anni, 14 anni, i genitori magari, sai com'è, hanno paura, no? In casa, la trasferta, magari dicono, oh, perché magari in trasferta, no? Magari vediamo di organizzare qualcosa per conoscere anche i genitori, si può fare, per dire che con noi non andiamo a fare nessun casino, andiamo a fare a divertirci, ecco, il tifo per la nostra squadra. Quindi cerchiamo di portare la gente allo stadio. Poi il presidente, se lui ha voglia di darci soddisfazioni, come noi siamo contenti. Se no andiamo sempre dietro la squadra, via. Non vogliamo mai. Assessore, la squadra c'è, ma c'è anche il tessuto sociale, produttivo, amministrativo, insomma questa è una bella riunione. E Stefano Ceresani è sempre molto affiliato allo sport, ci crede, anche in questa occasione non ha voluto far mancare il suo supporto. Ma penso che oggi pomeriggio sia proprio la dimostrazione di come tutta la città partecipa a questo bellissimo periodo dell'Alma, e Stefano, io penso che sia fantastico, perché anche il caffè pasticcere stesso, perché so che anche durante le trasferte della squadra dona sempre dolci e salati, quindi è una cosa ammirevole. Io devo dire che comunque vada campionato, io penso che un coinvolgimento così bello non si poteva chiedere di più alla città. Per tutti gli intervenuti non solo la torta, ma Stefano Ceresani mette a disposizione un ricco buffet con bevande, con tramezzini, per festeggiare degnamente insieme a tutti quelli che hanno sostenuto la squadra in questo anno sportivo, insieme, amichevolmente e in grande gioia. E infatti si vede che la cittadinanza e gli sportivi e la squadra hanno accettato di buon grado questo dolce pensiero di Stefano Ceresani.